Bentrovati a tutti gli iscritti al nostro canale YouTube di informazione giuridica con i video settimanali. In questo video trattiamo di un tema importantissimo, del Green Pass, che entra in vigore oggi, 1 luglio, e abbiamo delle normative, delle regole molto importanti, come utilizzarlo, dove scaricarlo e soprattutto cosa dice il garante con riferimento ai dati personali contenuti nel Green Pass. Se siete interessati, seguite questo brevissimo video e naturalmente iscrivetevi al nostro canale YouTube. Commettiamoci al diritto. Bentrovati amici sul nostro canale YouTube. Oggi parliamo del Green Pass. Per ottenere il Green Pass, voi sapete che è necessario fare la vaccinazione. Anche il garante della privacy ha dato finalmente il parere favorevole, purché nel Green Pass appunto siano contenute solo le generalità, ma non altri dati sensibili, diciamo personali, come ad esempio l'avvenuta guarigione dal Covid o quant'altro. Per cui finalmente il garante ha dettato i primi principi. Sappiamo che il Green Pass è necessario per spostarsi tra stati membri all'interno dell'Unione Europea, oppure per partecipare ad eventi come matrimoni, concerti ed altro. Il garante ha precisato però che le regioni non possono estendere in maniera arbitraria anche queste modalità di utilizzo del Green Pass, ma devono attenersi a quelli che sono i principi indicati dal garante stesso. Inoltre ha chiarito che è possibile ottenere il Green Pass solo tramite le app, quelle precise statali, quindi la piattaforma in particolare governativa e quindi della DGC, quindi del Ministero della Sanità, dove c'è il fascicolo sanitario di ciascuno di noi, può emettere e creare e generare questo Green Pass contenente quelle precise indicazioni date dal garante. L'altro sistema per ottenere il Green Pass è utilizzare e scaricare una delle app come l'app Immuni o l'app IO, che però in questi giorni vi comunico che ha una problematica di aggiornamento, quindi per chi l'ha già scaricata è possibile ottenerlo con una notifica che arriva direttamente dal Ministero nel momento in cui viene fatta la prima vaccinazione. È accessibile un primo Green Pass, che sappiamo tutti essere un certificato a barre sostanzialmente, e dopo la seconda vaccinazione arriva il secondo certificato. Naturalmente solo con il secondo certificato sarà possibile fare gli spostamenti a livello transnazionale, quindi è fondamentale avere entrambe le certificazioni che arrivano appunto con notifica. Poi con successivo decreto potrebbero esserci in sede di conversione anche delle ulteriori eventi che vengono aggiunti e modalità per scaricare appunto questo. Naturalmente per chi non ha la possibilità di scaricare con smartphone il Green Pass utilizzando queste app, può andarle a richiedere al proprio medico di base oppure anche semplicemente recarsi in farmacia. Per oggi è tutto, quindi ci aggiorniamo prestissimo con il prossimo video, sempre in tema di Green Pass.